Di registratore al nastro, io come sempre sono Martina e oggi vi ho fatto due grandi sorprese, diciamo una più piccola e una più grande. La più piccola è che dopo un lungo corteggiamento finalmente sono riuscita a riportare davanti al microfono Pietro Mori. Grazie, no, è un piccolo corteggiamento, l'avevo lunghissimo. Ritirato un po' per gli esami. Ma la sorpresa grande è che oggi vi ho portato un conduttore radiofonico, un autore televisivo, un videomaker, uno scrittore, uno che ne sa proprio a valanghe su queste cose, quindi l'unico professionista in sala in questo momento, Matteo Curti di Buongiorno. Radio DJ. Grazie per avermi invitato. Non sono uno scrittore, però ancora, c'hai mi manca la carta blog. Stampata. C'hai... Beh sì, un blog è... E sì. Lo siamo letto. E l'avete letto? Sì. Avete scoperto tutto del mio trasloco allora? Siamo in onda. Ah. Ma no, aspetta, facciamo entrare lui, visto che è un po' un esperto del campo. Come si rientra dopo? Come, ecco, lezione 1, come si rientra? E come si rientra? Si disannuncia il disco sulla coda, dicendo, non dicendo l'ora, dicendo l'emittente e cambiando discorso appena si può, o meglio, introducendo il discorso dell'intervento che sta per arrivare. Okay. Lorem ipsum. Lorem ipsum è in radio. Beh no, è un titolo di un latino dal significato del tutto trascurabile in televisione. È un programma che io conduco, ma in realtà sono soltanto la voce fuori campo. L'autore? E l'autore, più che altro l'ideatore, perché poi ho un gruppo di persone che mi aiutano per la scrittura. Ed è un programma che racconta internet attraverso i video che si trovano su YouTube o nei vari contenitori come Vimeo, Dailymotion, no? Comunque insomma dove c'è un video, indipendentemente dalla pagina che lo accoglie, io traggo ispirazione, spunto. È un programma che molto spesso, e secondo me in maniera sbagliata, viene assimilato a blog. Secondo me è esattamente il contrario di blog, cioè si tenta, non riuscendoci, o meglio riuscendoci solo parzialmente, di mettere ordine in quello che è l'enorme confusione dei video caricati su internet. Che ormai non seguono più una logica, cioè non esistono più neanche i canali diciamo per riuscire. È un programma necessario alla fine, lorem ipsum, proprio perché è talmente tanta il numero di video che viene caricato giornalmente, che per avere una idea generale di quello che c'è sul web è bello poi poter andare su DJTV e avere un filo narrante. Che dal 2005 su YouTube si caricano video. Siamo nel 2012. 13, Cioè, beh, 13, sì, anzi. Leggevo delle statistiche che poi vengono di volta in volta aggiornate. Mi pare che ogni minuto su YouTube vengano caricate tipo 50 ore di filmati nuovi. Quindi un minuto fa c'erano 50 ore in meno di cose da vedere. Poi naturalmente non è che ogni video merita rispetto, attenzione, perché è spazzatura. Però molto altro invece sono cose che raccontano con altri mezzi o con altri punti di vista i grandi classici di YouTube. Al primo posto i gattini e poi tutto il resto. Noi abbiamo una domanda di rito, diciamo un argomento di rito che poniamo a tutti i nostri ospiti. Facciamo questo, noi facciamo questa sorta di attivismo giovanile che comporta radio, giornale, non so, conferenze, eventi, e cerchiamo di dare il nostro creando cultura e diffondendo cultura. Quanto è importante oggi che i nostri coetanei e noi continuiamo a fare questo? Beh, è fondamentale, cioè più che altro perché nel senso in cui si intende la cultura, cioè, c'è un fraintendimento che secondo me riguarda la cultura, che uno la associa al nozionismo, alla capacità di conoscere le cose. La cultura è ciò che ti resta quando ti sei dimenticato tutto, no? È il modo di rispondere istintivamente a una cosa. E formare quel tipo di reazione salva le persone e quindi è una cosa piena di merito che dovete continuare a fare, anche se la strada credo sia un po' in salita. Io ti ringrazio tantissimo, Matteo. Grazie a voi. Con noi. Ricordiamo tutti i nostri contatti, naturalmente il sito dal quale avete ascoltato la puntata, il nuovo sito della radio, il nostro giornale insidemagazine.org. Facciamo tutti i ringraziamenti al nostro staff tecnico, sì, Marco, mille. Che sarà qua anche questa settimana, mi hanno detto, sempre nelle migliori discoteche a far ballare. Sì. È inutile che fai quella faccia di noi, lo sappiamo. A posto, ringraziamo tutti. Scriveteci a radio.cat@gmail.com o a info@insidemagazine.org. Grazie mille. Ciao!